questa nuova puntata di Diritto al Punto. Con questa puntata si chiude anche la nostra terza stagione e non potevamo augurarci un finale più prestigioso di questo. Abbiamo infatti l'onore di avere qui con noi oggi un ospite d'eccezione, il professor Paolo Grossi, presidente emerito della Corte Costituzionale, a cui vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per aver dato la sua disponibilità a questo incontro. Grazie professore per essere qui con noi. Grande maestro del diritto e una delle figure più significative del panorama giuridico italiano ed internazionale, il professor Paolo Grossi è un giurista, uno storico e un docente universitario. La sua figura di uomo e di giurista è di esempio per ogni studioso. Dopo gli studi classici si è iscritto alla Facoltà di Giurisprudenza di Firenze. Il suo percorso accademico lo ha portato a insegnare presso le università di Siena, Firenze, Macerata e Napoli. È stato prima docente ordinario, poi preside della Facoltà di Firenze e titolare della Cattedra di Diritto Italiano Medievale e Moderno. Dal 1971 al 2002 ha fondato e diretto il Centro Studi per la Storia del Diritto Giuridico Moderno, dando vita alla rivista I Quaderni Fiorentini per la Storia del Pensiero Giuridico Moderno, che raccoglie contributi scientifici dei più grandi interpreti e studiosi di tutto il mondo. Gli sono state conferite numerose lauree honoris causa in facoltà di grande prestigio, quali le Università di Francoforte, Stoccolma, Barcellona, Madrid, Bologna e ancora l'Università Federale del Paraná in Brasile. La sua produzione scientifica si caratterizza per imponente vastità, forte originalità, ma anche profonda coerenza. Le sue opere sono diventate vere icone della scienza giuridica italiana, alcune delle quali sono anche tradotte in varie lingue. Come è stato giustamente sottolineato, le opere del professor Grossi hanno anche contribuito a scuotere la coscienza di molti giuristi, spesso pigramente e acriticamente adagiati sui luoghi comuni ricevuti dalla tradizione, fornendo delle nuove chiavi di lettura per comprendere la complessità del fenomeno giuridico. Dopo un'intera vita dedicata allo studio, alla ricerca, all'organizzazione culturale, al contatto con gli studenti a cui ha sempre dedicato grande attenzione, il professor Grossi viene nominato nel 2009 giudice costituzionale, aprendosi così per lui una seconda dimensione di vita, quella di uomo chiamato ad un altissimo incarico istituzionale. Nel 2016 viene poi eletto all'unanimità presidente della Corte Costituzionale, diventando così la quarta carica dello Stato italiano. Non posso non aggiungere ancora che il professor Grossi è membro di numerose e prestigiose accademie scientifiche nazionali ed internazionali, prima fra tutte l'Accademia Nazionale dei Lincei. Fatta questa doverosa presentazione, abbiamo il piacere e l'onore di iniziare la conversazione con il nostro ospite. Ricordo ovviamente che essendo una puntata con ospiti la potrete trovare sul nostro canale YouTube. Bene, professore, ci farebbe piacere che lei illustrasse e presentasse a noi e ai nostri ascoltatori il suo incontro con il mondo del diritto, la sua scelta della facoltà di giurisprudenza, in particolare cosa ha trovato nel corso dei suoi studi, chi sono stati i suoi maestri, chi l'ha maggiormente ispirata e cosa poi ha saputo e voluto trasmettere ai suoi studenti. Presentazione troppo generosa, che mi imbarazza un po', però ve ne sono grato, come vi sono grato dell'invito. Grazie. Un invito che viene da giovani per un uomo molto molto vecchio, già da molto pensionato. Quindi il mio sentimento di riconoscenza è veramente sincero. E lo sa Cristina Trocker che ho immediatamente accolto l'invito senza un minimo di incertezza. Quindi perché dialogare ancora con i giovani malgrado i miei 88 anni e mezzo, è per me un grande privilegio. Grazie davvero. Grazie a lei. Forse vi sorprenderà un po' come rispondo alla prima domanda di Cristina. Sono entrato nel braccio della facoltà di legge all'insegna della più totale inconsapevolezza. Ne parlavamo poc'anzi, noi insieme. Venivo dal classico, ottimi studi nel liceo Dante di Firenze, ottimi filologi, letterari, ma certamente del diritto nemmeno l'ombra. Quindi io non sapevo veramente in che cosa consistesse la scienza giuridica e gli studi giuridici. Voi direte, ma perché allora ha fatto questa scelta? Semplicemente come la fa una pecora
che segue il gregge. Avevo degli amici, dei compagni di scuola nel liceo che avevano scelto giurisprudenza e io andai dietro di loro, caudatario, semplice caudatario. Quindi è stata la non scelta o una scelta assolutamente all'insegna della irrazionalità. Devo dire che al primo anno mi trovai a mal partito, un linguaggio, quello tecnico-giuridico, abbastanza incomprensibile. Si parlava di cose di cui non avevo mai sentito parlare, però devo dire che in quei 4 anni, perché era allora legge divisa in 4 anni, ci fu una crescita sempre progressiva. E direi grazie a dei maestri che seppero essere dei maieuti, veramente. Come ho scritto anche altre volte in una mia piccola autobiografia personale, la mia inconsapevolezza si tradusse pian piano in un innamoramento del diritto. Ho volutamente adoperato, no, questo sostantivo un po' inconsueto, proprio per capire che io sono arrivato ad un punto focale che è questo: il diritto è il vero salvataggio di una società civile. Senza il diritto la società diventa caos, diventa disordine e diventa preda del più forte o dei più forti. Debbo molto ai miei maestri, che ricordo con grande riconoscenza. Maestri molto disponibili, malgrado che allora il clima fosse un clima molto compassato, il professore ordinario aveva la sua toga addosso, anche quando non ce l'aveva, spiritualmente la doveva indossare. C'era una rigida gerarchia all'interno della facoltà, i professori ordinari, gli assistenti, gli studenti, quasi per strati. Però a Firenze si trattava di persone estremamente intelligenti, di grande cultura, e questa gerarchia si stemperava e questo distacco studente-professore si stemperava pure quello. Ne parleremo poi in seguito, ma vi segnalo 3 personaggi che per me sono stati estremamente importanti. Al mio primo anno, professore di istituzione di diritto privato, Enrico Finzi, un personaggio ormai vecchio che poi ho scoperto nella sua vicenda intellettuale come uno dei giuristi più significativi dei primi 40 anni del Novecento, un grande avvocato fra l'altro in Firenze. Ecco, Finzi aveva il grande pregio della maieutica, come ho detto, cioè dello stemperare in modo che questo complesso di regole, di disciplinamenti, di linguaggio ostici che è il diritto, venisse viceversa digerito dal povero ignorante che è lo studente del primo anno. Quindi quella grande materia grammaticale, io ho sempre definito grammaticale, le istituzioni del diritto privato, colonna portante, anche se poi ci sono grandi colonne, l'amministrativo, il penale, il processuale, ma la colonna veramente grammaticale che ti dà l'alfabeto e la grammatica elementare del diritto è il diritto privato, visto in modo istituzionale. E questo Finzi lo faceva in maniera egregia. Non era il personaggio soffocato dal codice, un codice che non era lontano. Voi pensate che il mio primo anno di legge fu l'anno accademico 51-52, qualche anno fa. Quindi si era appena avuto la Costituzione e 9 anni prima il codice civile. Quindi poteva essere soffocato dal culto del codice, il culto legalistico del codice. Questo non avveniva. Erano lezioni intanto dette da un grande oratore, da un grande avvocato, con un linguaggio forbito ma non troppo culto. E poi, ecco,
con l'intento di farsi capire. Un altro personaggio sarà il civilista. Allora le istituzioni di diritto privato erano accompagnate nel secondo e nel terzo anno da un esame biennale, in sostanza due esami, diritto civile, dove monograficamente si approfondiva grossi istituti del campo civilistico. Salvatore Romano era figlio di Santi Romano, ne parleremo, ed aveva una visione pluralistica del diritto. Mentre invece allora imperava ancora un tetro legalismo e statalismo, di cui non ci siamo ancora del tutto liberati. Chi vi parla è un po' un eretico, guardate, mi avete invitato e ora mi succiate per tutto il pomeriggio, ma avete invitato un eretico che molti vorrebbero bruciato vivo nel mezzo di Piazza Indipendenza. Ecco, devo molto a Salvatore Romano. Il terzo personaggio che vorrei evocare, e vi sembrerà anche questo strano, era Pietro Agostino Davac, professore di una materia che aveva una intitolazione secca, diritto ecclesiastico, che doveva studiare i rapporti fra Stato e Chiesa. Lui la improntava in una dimensione totalmente canonistica, cioè ci insegnava che cos'è questo strano diritto canonico, quali sono le sue fondazioni, i suoi rapporti con il diritto dello Stato, e anche lì io ebbi una lezione di pluralismo giuridico, perché aveva assorbito la lezione di Santi Romano, la pluralità degli ordinamenti giuridici, il diritto canonico come il diritto di quell'ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica, che guarda caso 3 anni prima aveva avuto nell'articolo 7 della Costituzione proprio un riconoscimento costituzionale. Potrei citare ancora Giorgio La Pira, allora sindaco, poche lezioni ma brillanti, architetture, il diritto romano come un'architettura grandiosa, Piero Calamandrei, lezioni asciutte, sobrie, scritte da, scusate, dette da un professore di diritto che era anche un grande scrittore. Se voi non avete letto l'inventario della casa di campagna di Calamandrei, è stato riedito da editrice Le Lettere di Firenze, compratelo, perché è veramente un capolavoro di eleganza stilistica. E erano eleganti stilisticamente anche le sue lezioni. Potrei ancora continuare, ecco, un ottimo romanista, Gian Gualberto Archi. Direi forse il più deludente per me era il professore della materia che poi sarebbe stata la mia, il professore di storia del diritto italiano, che era un bravo professore, molto compassato, era mantovano, uomo di pianura, e per me uomo collinare, c'era una distonia, insomma, non ci capivamo. Comunque direi un complesso di professori egregi, sia per statura scientifica che per capacità didattica. Dopo 4 anni uscì un innamorato del diritto. Che bellezza. Grazie mille, professore. Le vorrei chiedere, dalle sue opere, tutte scritte con grande eleganza linguistica, ma anche con immagini suggestive che trasmettono al lettore un messaggio chiaro e concreto sui grandi temi del diritto, ci sembra che tra i tanti insegnamenti ne emerga uno in particolare, vale a dire l'attenzione verso il rapporto tra il diritto e la società civile e il richiamo alla fattualità del diritto, che la invitiamo a illustrare brevemente ai nostri ascoltatori. Grazie. Come sono arrivato alla comprensione del Novecento giuridico come secolo postmoderno, e con un tratto specifico che è la riscoperta della complessità del diritto e quindi anche della fattualità del diritto. Se mi date un po' di tempo, io cerco di delinearvi quello che è stato il mio itinerario, perché dico la verità,
quando fui chiamato all'Istituto di Scienze Umane nel 2007, allora c'era questo istituto creato da Aldo Schiavone, no? Un brillante romanista, aveva inventato delle lezioni di Palazzo Strozzi, aveva la sede nel bellissimo Palazzo Strozzi, nell'Altana, e fummo invitati, io per primo e per secondo Sabino Cassese, a disegnare come si era evoluto o involuto o era progredito il nostro itinerario intellettuale. Ecco, io ebbi la fortuna in tre lezioni di poter disegnare quello che è veramente un itinerario, e allora nel 2007 io uscii in questa frase in cui ancora ripeterei: per me la vecchiaia, ero vecchio, io sono del 33, avevo quindi 73 anni, 74 anni ed ero già in pensione. Ecco, per me la vecchiaia è stata ricchezza, proprio perché la mia vita, vi devo dire la verità, uscito dalla facoltà di giurisprudenza, dunque, entrato nel primo anno, ero quello che il ministro Padoa-Schioppa chiamava i bamboccioni, un bamboccione proprio. Proprio un personaggio, ecco, immerso in una inconsapevolezza abbastanza totale. Ne sono uscito con un innamoramento, il che non è poco. Ecco, però ancora dovevo comprendere quella che era la cifra essenziale del diritto. Si partiva allora che il diritto è norma, il diritto è comando. Lo Stato è fonte esclusiva del diritto, monopolio giuridico dello Stato. La legge come unica fonte di cognizione del diritto. Cioè un qualcosa di molto armonico, che si prestava ad essere sistemato in dei codici, infatti lo erano. Ecco, però chiuso, come se il diritto si potesse immobilizzare in un testo cartaceo. E il testo cartaceo ha un difetto, è immobile. Ecco, io avvertii questo fin dall'inizio. Però, ecco, sono arrivato con una ascensione per gradus ad Parnassum, no? Ecco, ma per gradus. Vi ho citato Salvatore Romano. Salvatore Romano era invece un pluralista, figlio legittimo, legittimo culturalmente, intellettualmente, di suo padre, il grande Santi Romano. E ricordo che uno dei due corsi monografici di diritto civile, mi interrompete se la fa lunga, mi raccomando. Ecco. Non mi azzarderei mai. Ho detto sono pagato ad ore, quindi... Ecco, uno dei due corsi di diritto civile fu dedicato da lui alle obbligazioni naturali. Le obbligazioni naturali hanno una certa presenza nel codice civile e sono uno degli istituti più dibattuti, agli estremi di un ordinamento giuridico. Ecco, Salvatore Romano ebbe il merito di osservarle queste obbligazioni naturali, i debiti da gioco per esempio, ecco, per fare l'esempio più comune, da un punto di vista pluralistico. Il risultato era: lì siamo in un ordinamento giuridico concorrente a quello dello Stato e dove il privato dimostra tutta la sua autonomia nel senso originario dell'etimo, cioè possibilità di una disciplina propria che lo Stato poi rispetta. Fu illuminante. Ecco, mi si schiuse proprio questa visione che era un po' come una breccia nella muraglia, no? E Salvatore Romano aveva anche un merito,
di avere molto rivalutato nei suoi corsi una lezione, una conferenza anzi, che Filippo Vassalli, direi il demiurgo del codice civile, ma un giurista di grande versatilità, nasce storico del diritto, diventa civilista, un dominatore della scena giuridica italiana della prima metà del Novecento. Ecco, Filippo Vassalli, anche lui pluralista, tiene in Argentina una conferenza in una università, mi pare Cordova, che è diventata famosa. Questo titolo, il titolo della conferenza era Extrastatualità del diritto civile. Cioè, lui sosteneva, guardate, il diritto civile immagazzinato in quella legge madre che è il codice è il frutto di un diritto dopo la rivoluzione francese, anzi dopo il momento giacobino della rivoluzione francese, perché fino ad allora sia il diritto romano sia il diritto medievale, il diritto comune medievale, ecco, sono sempre stati all'insegna del più assoluto pluralismo e il diritto civile era prodotto dalla società grazie alle consuetudini interpretate e disciplinate da un ceto di notai, di avvocati e soprattutto di maestri universitari. Extrastatualità. Ecco, l'insegnamento di Salvatore Romano mi proiettava a un qualcosa che c'è al di là dello Stato e forse al di là dello Stato c'è più di quanto si voglia far credere. Santi Romano, il padre. Santi Romano era stato un professore di diritto pubblico, era morto da poco, nel 47 era morto Santi Romano. Ma Santi Romano era stato proprio il campione di questo pluralismo giuridico. Più che come ordinario e cultore del diritto pubblico dello Stato, io dovrei guardare più lì forse, vero? No. Va benissimo, va benissimo. Va bene. Ma direi come teorico generale del diritto. Voi lo conoscete bene, l'ordinamento giuridico, questo titolo asciutto, no? Asciuttissimo, che sembra quasi che non ci voglia dir nulla e che è rivoluzionario a mio avviso. 1918, ultimo anno della guerra mondiale, che per me è uno scossone terribile per tutto la scena politica, la scena sociale, economica, ma anche la scena giuridica a livello europeo, non c'è dubbio. Ecco, Santi Romano ci insegnava questo, che il diritto, anche se ci appare proveniente dall'alto, come dico io, dai palazzi alti del potere, ma in realtà è un qualcosa che ha la sua genesi nel sociale. È il sociale che isola certi comportamenti, certi istituti, certi disciplinamenti, li assume a valori della propria vita sociale e da qui nasce il diritto. Il diritto è un coagularsi di valori, ma che si coagulano in basso. Io ho sempre detto, per me Santi Romano è rivoluzionario, è molto discusso Santi Romano ancora oggi, citatissimo ma poco letto e poco capito. A mio avviso centrale è questo: dobbiamo guardare al diritto da sotto in su e non dall'alto in basso. Questa è la grande lezione elementare, se volete, ma che scombina tutto il vecchio gioco di dogmatismi. Tant'è vero che Santi Romano, già prima, alla fine dell'Ottocento, comincia a dubitare delle carte dei diritti filosofiche, catechismi, dice lui, decaloghi, e a guardare ai fatti, per esempio a fatti che nascono da coagulazioni del sociale. Lui c'è un bellissimo articolo degli anni 90 dell'Ottocento, quindi come vedete è un precursore,
il fatto fondamentale della necessità, la necessità come fatto fondamentale che incide sul piano dell'effettività. Ecco, con Santi Romano era veramente scoperto questo mondo diverso, no? I miei maestri, qualcuno, molti forse, addirittura i grandi maestri delle scuole giuridiche di allora, c'è un muraglio enorme che divide il mondo dei fatti dal mondo del diritto. A Cavalcioni c'è solo il legislatore, il quale può pescare quello che lui ritiene dal mondo dei fatti e farlo diventare diritto. La consuetudine, lo ruolo ancillare, dottrina, giurisprudenza pratica, esegesi del testo di legge. Ecco, qui era tutto un panorama che si apriva. E io ricordo che quando era ancora studente, proprio dietro l'insegnamento di Salvatore, andai a comprarmi l'ordinamento giuridico, che ancora esisteva nelle librerie, perché ne aveva curato Santi Romano una seconda edizione nel 1946. E dico la verità, ebbi un'apertura mentale enorme e direi capii di essere sulla strada buona. Anni 80. Tutti si pensava al bicentenario della Rivoluzione francese. I primi anni 80 fino all'88 era un tripudio verso un evento indubbiamente enorme. Evento con molti lati positivi, perché l'antico regime con le sue iniquità cettuali era proprio da buttare al rogo. Però ecco, i rivoluzionari francesi erano come dei remmida, qualunque cosa toccassero la facevano diventare oro. E questo mi dava un po' fastidio. Cioè io cominciai, forte degli insegnamenti di Santi Romano, ad avere in uggia quello che alla fine la Rivoluzione francese ci dà come messaggio, nel suo secondo momento, quello giacobino, anni 93-94. Quello che dicevo prima, statalismo giuridico, legalismo e quello che io chiamo assolutismo giuridico, una visione assolutistica non sul piano politico ma sul piano strettamente giuridico. E ricordo che un anno prima dell'89, per un convegno organizzato a Milano all'Università Cattolica del Sacro Cuore da un mio carissimo amico, giurista di grandissima intelligenza e lungimiranza, Giorgio Berti, che era proprio sul problema delle fonti, perché il problema delle fonti nessuno lo toccava, era una sorta di sacrario. Perché? Perché non c'era nulla da dire. Lo Stato è l'unico produttore, la legge è l'unica manifestazione. Signori, è inutile che ci stiamo a baloccare sopra. Ecco, Giorgio Berti, in un convegno a cui non potei partecipare per impegni fiorentini o romani, non mi ricordo, proprio suscitò tra i primi una revisione della gerarchia delle fonti, quella gerarchia che è consegnata nelle formalmente vigenti disposizioni preliminari al Codice Civile. Io però promisi a Berti di mandargli qualcosa e mi sono segnato qui il titolo di questo mio dissacratore saggio. Era intitolato Epicedio vuol dire un canto funebre, per l'assolutismo giuridico. La strada era questa, ecco, arrivare ad un vero, autentico pluralismo con una riscoperta dei fatti, con
il tentativo di evitare che il diritto rinsecchisse, cioè ci fosse quella separazione fra corteccia e linfa vitale che poi sarebbe stata la morte dell'albero giuridico, per così dire. E cominciai a parlare di una rivoluzione francese che aveva enormi meriti. Era stato un enorme passo avanti, liberatorio, affrancatorio, però sul piano giuridico era stata la causa di un enorme, io l'ho sempre chiamato, riduzionismo giuridico. Pericoloso, rischioso, perché artificioso. Perché aveva dogmatizzato tutta una serie di pseudo-verità e li aveva sottoposte alla credenza dei giuristi. Nel 2001, riunendo due o tre lezioni, tra cui due lezioni pisane fatte alla Facoltà Giuridica di Pisa, io stampai il libretto intitolato Mitologie giuridiche della modernità, dove dicevo: guardate, le mitologie non solo dell'età classica, non solo l'oscuro medioevo che le ha fatte proprie, ma la modernità, quella che noi crediamo una modernità da obbedire in ogni suo senso, è gremita di mitologie, cioè di dogmi che vengono imposti alla credenza e quindi all'obbedienza. E mettevo in luce come quel normativismo che poi nel mondo novecentesco aveva fatto proprio Hans Kelsen, ecco, fosse un riduzionismo e forse che bisognasse recuperare il senso della complessità del diritto. Nel 2003 esce nella collana Prima lezione D dell'editore La Terza, ne parlavamo insieme poco fa, Prima lezione di diritto, e lì detti per la prima volta forma a questo pensiero elementare, spicciolo. Io non sono un filosofo, né pretendo di esserlo, ecco, non ne avrei gli strumenti, ma giurista sì, ecco, giurista che intende liberare proprio la scienza giuridica da queste palle al piede, insomma, palle di piombo, insomma. Nel 2006 poi esce una raccolta di saggi di cui vi faccio grazia, ma che ha un titolo per me illuminante, emblematico. Il titolo è Società, diritto, Stato. Sottotitolo: per un recupero del diritto. Cioè recupero del diritto alla complessità. E quei tre sostantivi sono stati messi in buon ordine. Società, ecco quel magma da cui nasce il diritto. Diritto, ecco il secondo momento, un qualcosa di già giuridico nel momento in cui nasce come tale. E Stato, quella estrema costruzione nobile. Santi Romano dice anche lui: lo Stato è un qualcosa di sublime. Lo Stato ha avuto solo un difetto, lo Stato moderno, di pretendere il monopolio di tutto il sociale, e all'interno del sociale c'è anche il giuridico. Professore, se posso finire? Certo. È troppo lungo. Assolutamente no. Assolutamente no. Pensavo avesse finito, stavo per fare una domanda ulteriore. No, poi le domande non si è mica preordinate, eh. Qui no. Siamo in piena libertà. Arrivo poi al 2008 e c'è una straordinaria coincidenza. Dunque, io non ho mai aspirato a fare il giudice costituzionale. Non ci ho mai pensato proprio. Era fuori della mia... del mio quadro di azione, ecco. E nel 2008 io fui invitato dalla costituzionalista di Siena, la professoressa Groppi, Tania Groppi, a tenere la relazione introduttiva ad un suo grosso convegno. E il titolo della mia
relazione era questo: la legalità costituzionale nella storia della legalità moderna e postmoderna, dove io cominciavo a disfare questa nozione ambigua, polivalente di legalità che aveva creato oppressione dalla fine del Settecento fino ad allora. Mi sono segnato la data di questa relazione, 29 settembre 2008. Di lì a qualche mese Giorgio Napolitano mi avrebbe nominato giudice costituzionale, il che è avvenuto i primi del febbraio del 2009. Quindi appena qualche mese prima. È una coincidenza stranissima. Per la prima volta io ho cominciato a parlare di quella nuova legalità, ma che poi ora non le chiamerei nemmeno più legalità, con una coscienza ancora più provveduta, che è la legalità costituzionale. Poi l'avventura in corte. L'avventura in corte che ebbe la grande forza di dimostrarmi che non avevo visto male. Mi sono reso conto, soprattutto anche prima, ma soprattutto in corte, che i 139 articoli non esauriscono la dimensione costituzionale. Certo, sono una grossa cosa. Quello che i buoni padri costituenti, con una lungimiranza a mio avviso ammirevole, ancora oggi ammirevole, hanno fissato in quei 139 articoli, ecco, era l'urgenza da fare, insomma, in quel momento. Ma oggi forse, e l'opera della Corte Costituzionale dal 56 ad ora lo dimostra, c'è tutta una dimensione costituzionale. Quei 139 articoli sono le cuspidi emergenti di un continente per buona parte sommerso. E anche questo è ereticale, perché il costituzionalista spesso, non tutti, penso a questo, a Giorgio Berti, che era perfettamente della mia idea, o al mio ex collega in corte Gaetano Silvestri, cioè che c'è anche una dimensione costituzionale. Mortati parlò nel 40 di Costituzione in senso materiale e aveva inteso allora il complesso delle forze politiche prevalenti. Io no, io direi proprio quelle radici della società civile in cui certi fatti, certi comportamenti, certi istituti hanno una tale effettività sul piano sociale da prendere la forma di principi giuridici, valori giuridici che diventano principi giuridici, fonti di doveri e diritti. Come vedete, ecco, il mio itinerario ha avuto una conclusione perfetta nel mio novennio in Corte Costituzionale, ecco. E quando io diventai presidente nel 2016, per l'appunto era l'anno in cui cadevano i 60 anni di vita della Corte Costituzionale, che era stata accuratamente evitata. Pensate, entrata in vigore della nostra carta, 1 gennaio 48. Ci sono voluti 8 anni prima che si desse applicazione a quella parte del che era la parte garantistica, l'ultima parte, ma garanzie, c'è scritto bene. Perché? Perché la Corte Costituzionale poteva essere, e lo è stata, un ospite scomodo, che metteva in luce le contraddizioni, passatismi. Bene. La mia domanda era proprio sulla Corte Costituzionale. Siccome molti dei nostri ascoltatori non sono giuristi, può spiegare brevemente che cosa fa la Corte Costituzionale? E poi una curiosità nostra invece, se ci sono state delle particolari sfide che, se ce le può raccontare, che ha dovuto affrontare nel suo percorso all'interno della Corte Costituzionale. Dunque, la Corte Costituzionale è
uno strumento, o forse lo strumento prevalente, di garanzia per il cittadino. Intanto è un organo lato sensu giudiziario, è un tribunale supremo ed un tribunale specialissimo che non giudica le persone, sperabilmente mai, se non il Presidente della Repubblica, ove ci fosse il delitto di alto tradimento, e giudica le leggi, il giudice delle leggi. Cioè, crolla il mito del legislatore. Ecco uno dei miti. Il legislatore non può che far bene. La Corte Costituzionale, dunque, io ho sempre suggerito ai miei studenti, quando avevo il piacere di insegnare, leggetevi gli atti fondativi, gli atti preparatori della Corte Costituzionale, che sono stampati, leggibili, perché in quegli atti si vede proprio il lavorio di personaggi di grande statura. Avevamo un'assemblea costituente parecchio distante dall'attuale Parlamento, non mi fate scendere in precisazioni. Gli esuli dal fascismo, c'erano personaggi di primissima levatura e lo si vede. La carta è la prova di questa levatura di uomini che certamente erano diversi, perché c'erano marxisti, cattolici, liberali, però ecco, avevano una visione che il buon Dossetti, che era un giurista, un uomo di grande cultura, chiamava sinergia, cioè parola greca che significa una congiunzione di forze che guardano ad un fine, che si uniscono per raggiungere un fine. E spesso sui punti essenziali questa sinergia la si è trovata. Ecco, uno dei punti però di discussione più accesa fu proprio la Corte Costituzionale. E addirittura si vide il rifondatore scientifico del diritto pubblico in Italia a fine Ottocento, Vittorio Emanuele Orlando, un grandissimo giurista, il quale ritenne un mostriciattolo questa istituzione Corte Costituzionale, in cui per esempio si metteva in discussione, se non addirittura incrinandolo a fondo, il principio della divisione dei poteri. Cioè, Orlando dice, ora sintetizzo, nella discussione accesissima che ci fu in assemblea costituente, è impensabile, è incredibile che un giudice, la Corte Costituzionale, possa annullare quello che è il prodotto di un ente sovrano come il Parlamento nazionale. Ecco, prevalse con una maggioranza non poi eccessiva, prevalse la presenza della Corte, e la presenza della Corte, io l'ho chiamata, quando ho dovuto fare una conferenza sulla Corte all'Accademia dei Lincei, dove sono tutti dottissimi, ma sono quasi tutti non giuristi ovviamente, grazie a loro. E io ho detto, la Corte Costituzionale è la valvola respiratoria non solo dell'ordinamento giuridico, ma della società civile italiana. E quando nel 2016 io dovetti organizzare come presidente novello il sessantennio della Corte, io dissi ai miei colleghi del Collegio dei Giudici: non facciamo troppi sproloqui, facciamo un convegno scientifico e domandiamo a una serie di grandi giuristi italiani competenti nelle varie branche dell'ordinamento giuridico che cosa ha fatto o non ha fatto la Corte in questi 60 anni. E ne è venuto fuori un bel convegno e ne è venuto fuori un bel volume che è disponibile nelle librerie, edito da Giuffrè. Ecco, e io nel discorso introduttivo, eravamo al Quirinale ospiti di Mattarella, che io ho avuto collega giudice accanto a me nel tavolo collegiale della Corte, no? E quindi con cui sono
ero e sono in rapporti di devota amicizia, ecco, e quando andai a trovarlo parlandogli di questo convegno, e lui mi aprì le porte del Quirinale. Infatti la prima sessione noi la facemmo proprio nel quel meraviglioso salone delle feste o dei corazzieri, non so come si chiami, del Palazzo del Quirinale. Ecco, e parlando io feci notare una elementare verità, come in questi 60 anni il novero dei diritti fondamentali del cittadino fosse aumentato. Questo perché? Perché la società è storia, storia nel senso vive la sua vicenda storica, e con la società anche il costume vive la sua vicenda storica, per cui si ha veramente molto di nuovo, di cui per forza l'ordinamento giuridico costituzionale deve prendere nota, ascriverlo a suo pregio e non al difetto di chiusure. Pensate per esempio al problema della persona, della sessualità, per esempio, come il costume sia evoluto e come ovviamente si debba tenere dietro a quello che sono valori quando sono diffusi e condivisi, generalmente condivisi. Ecco, questo ha fatto la Corte, sta facendo la Corte, continuerà a fare la Corte. È una valvola respiratoria. Questa è la grande funzione della Corte, a parte poi disciplinatrice dei conflitti, ma questo viene dopo. Ecco, l'essenziale è eliminare dall'ordinamento giuridico quei nonsensi che sono articoli invecchiati. Pensate per esempio sul piano del codice penale, tuttora vigente, 1931 se non sbaglio, e quindi con una visione, codice splendido per tanti versi, fatto da grandissimi giuristi, ma che risente del regime autoritario. Non so se le ho risposto. Assolutamente, avvocato. Sì. Assolutamente sì. E poi tra l'altro faccio un inciso, non so se lo sa, ma la Corte Costituzionale ora ha un suo podcast, cioè quello che stiamo facendo noi lo fa anche la Corte Costituzionale con i suoi giudici, ed è molto bello. Ma dunque, permettetemi di fare un po' l'apologia del presidente Grossi. Io dissi ai colleghi, guardate, noi non siamo... La frase mia fu questa: il Palazzo della Consulta non è un castello murato, è un palazzo con porte e finestre aperte verso l'esterno. Quindi i giudici devono fare il loro lavoro all'interno senza stare ad ascoltare politici o mercanti che ci vorrebbero indurre a certe soluzioni, però dobbiamo anche uscire verso i giovani. E io varai questa proposta, che fu accolta all'unanimità dalla Corte. I giudici costituzionali, dopo che il Ministero della Pubblica Istruzione ci ha dato il suo assenso, visiteranno gli istituti di istruzione media superiore per cominciare a parlare della Costituzione, di valori... E noi ci siamo diffusi in tutta Italia. Io per esempio, ognuno di... anche Giuliano Amato, che era... insomma, eppure se ne andò a Macerata, ad Ancona. Io sono stato al Poggio Imperiale qui, perché era il Ministero che doveva scegliere in quali istituti, perché era giusto che fosse così. Poi alla scuola, al liceo Carducci di Pisa, a un liceo di Trieste, al liceo di Cosenza, insomma, si cominciò dall'Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni di Roma. Io dicevo, ma c'era il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro della Giustizia di allora, c'ero io, c'era tutti i giudici costituzionali. Io temevo Istituto Tecnico Agrario, si molestano e basta. Fu un entusiasmo totale da parte dei docenti e da parte degli studenti. Io mi commossi moltissimo in quello che fu il primo itinerario di giudici fuori della Corte, che cominciò lì nel quartiere Tiburtino Prenestino di Roma,
dove c'è questo istituto eccellente che forma degli agronomi, però, quindi abbastanza lontano dal mondo giuridico. Allora, professore, in questo periodo della pandemia, che è stata comunque caratterizzata anche da forti restrizioni e condizionamenti sia a livello sociale che economico che personale, si è talvolta invocato il rispetto dei diritti fondamentali delle libertà dei cittadini. Ecco, quali sono degli insegnamenti che possiamo trarre da questa esperienza? E qual è il valore dei diritti fondamentali, soprattutto nelle nostre relazioni sociali e culturali? Cioè, ne esce rafforzato questo valore, in realtà, da quello che ci ha coinvolto a causa del Covid? Sì, ecco, entro volentieri qui. Me ne parlava anche l'avvocatessa Trocker, e io dissi: su questo punto andiamo cauti, perché certamente io, presidente emerito della Corte, giudice per 9 anni della Corte, non posso permettermi il lusso, ora che sono emerito, di trinciare giudizi o di esprimere censure, però rispondo molto volentieri. Certamente la pandemia ha posto dei problemi, anche proprio sul piano giuridico. Io ne individuo intanto due. Dunque, intanto abbiamo avuto per la prima volta, penso, nella storia costituzionale italiana una fioritura enorme, una coriandolata di DPC, come si chiamano? DPCM, cioè decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, cioè atti amministrativi. Certamente di un organo, il governo, che rappresenta il maximum dell'amministrazione pubblica, però pur sempre atti amministrativi. E il primo punto che è stato tante volte sottolineato: ci dovevano essere degli atti legislativi. C'è stata una invadenza da parte del Presidente del Consiglio, che poi allora era un giurista, era il nostro collega ed amico Conte. Ecco, da questo punto di vista, io lo dissi già all'avvocatessa Trocker e lo ridico a voi. Io penso che certamente si doveva iniziare con un decreto legge a cui si sarebbero dovuti uniformare tutti i futuri decreti presidenziale. L'esistenza di quel decreto legge, a mio avviso, è tale da sanare quello che poteva essere un grosso vizio di costituzionalità. Vengo più da vicino al discorso della amica avvocatessa. Ci sono state delle limitazioni, non c'è dubbio. Come si pongono queste limitazioni che hanno investito i diritti fondamentali? Mi sono segnato qui un diritto fondamentale, il 16. L'articolo 16: ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Però prevede delle limitazioni, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità e di sicurezza. Ecco, il problema è proprio questo, che le limitazioni avvengano con la copertura del legislatore e che abbiano una adeguata motivazione. Come ne escono i diritti fondamentali? Certamente ne escono intatti, perché è chiaro che noi siamo di fronte ad una pandemia che ha posto in grosso rischio quell'articolo 32, dove il diritto della salute è un diritto fondamentalissimo, addirittura il diritto alla vita. Ecco, per esempio, rispondo, non avevo risposto del tutto a una domanda dell'avvocato. Bene.
qualche problema in corte all'interno, no? Ecco, io ho avuto, io direi la fortuna, che mi sono capitati delle questioni che riguardavano certi immigrati extracomunitari che erano in regola dal punto di vista del permesso di soggiorno, quindi non si trattava di presenze illecite per l'ordinamento penale italiano, e che però avevano visto delle resistenze enormi da parte dell'INPS e di altri istituti previdenziali, resistenze per l'ottenimento di certi strumenti che erano utili per la vita dell'immigrato. Ecco, io ho fatto una battaglia all'inizio, io avrò fatto una decina di sentenze in questa direzione, sempre dicendo: qui non si tratta di diritti fondamentali del cittadino. Il diritto alla salute, che è diritto alla vita, è un diritto umano, cioè tra i diritti fondamentali è quello che non ha limitazioni sociali, nazionali, politiche, implica l'intero globo terracqueo. E come diritti umani, l'INPS, l'INAIL e tutti gli altri enti di previdenza che volevano risparmiare danaro, perché certamente si trattava di onerosissime spese, ma essenziali per la sopravvivenza di un, per esempio, il diritto ad avere un accompagnatore o ad avere degli strumenti vitali per la respirazione, connessi strettamente alla vita. Ecco, lì dovetti difendere questa mia tesi, però la Corte non ha mai negato il consenso, la maggioranza della Corte, a questa mia scelta. Quindi, no, vedete, la Corte ha un grosso pregio. È un organo strettamente collegiale, ma questo sarebbe una banalità perché è un collegio, ma la collegialità è che tutto viene discusso collegialmente. E ricordo ancora, con un tremore, il mio primo anno in corte, perché io andai e, come ultimo venuto, è quello che deve parlare per primo. Nel collegio della corte, ma in ogni collegio, l'ultimo in ruolo, diciamo, parla per primo, e l'ultimo che parla è che presiede il collegio. Per un anno intero io fui l'ultimo del collegio e naturalmente ero il primo a cui, dopo la relazione del relatore, il presidente dava la parola. Tremore, perché insomma cercavo di prepararmi bene. Noi abbiamo un grande sussidio in bravissimi assistenti di studio che sono quasi sempre dei magistrati. Io avevo due consiglieri di Cassazione estremamente bravi. A me è andata bene, però ecco, quel primo anno fu estremamente impegnativo, perché ognuno, dopo la relazione del giudice relatore, ognuno degli altri 14 giudici doveva esprimere il suo pensiero. Come per esempio nella lettura sentenze, che si fa collegialmente, ciascuno può esprimere il suo pensiero come il relatore ha redatto la sentenza. Insomma, la Corte però ha un salvataggio in questa collegialità strettissima. Però è il lavoro in Corte è un lavoro di grandissimo impegno. Ecco, vorrei sottolineare un altro punto. Credo di averle risposto, sì, mi pare. Ma c'è un altro punto che io mi ero segnato qui e che è emerso in questo problema rapporti tra pandemia e ordine giuridico: il problema delle competenze Stato-Regioni, che è stato sollevato. Perché competenze? Perché noi abbiamo purtroppo quel gran bazar che è l'articolo 117 della Costituzione e che è frutto di quella riforma Bassanini, lo si dice, no, in genere, del 2001,
la quale avrebbe bisogno di essere rivista. Proprio perché, dunque, ha esteso la competenza regionale. Nulla da dire, è una scelta che ha la sua giustificazione. Però non ha ben puntualizzato il confine tra Stato e Regioni in ordine a certe questioni. Io, che sono entrato in Corte nel febbraio del 2009, a distanza di 8 anni dalla riforma Bassanini, io incontravo ancora allora un'enormità di questioni sollevate soprattutto dallo Stato contro una regione o da una regione contro lo Stato, proprio perché quei confini erano estremamente labili. Ecco, l'articolo 117, eccolo qua, è un bazzaro, ho detto io. Perché? Perché c'è di tutto. Perché prendiamo per esempio il problema della salute. Il problema della salute, io leggo a un certo punto, prima si parla della competenza esclusiva dello Stato. Poi sono materie di legislazione concorrente, tutela della salute. Quindi anche le regioni hanno diritto di intervenire per tutelare e disciplinare comunque la salute dei propri cittadini. Questo ha creato dei grossi problemi, problemi che ha risolto la Corte Costituzionale nel 2021 con la sentenza 37, che è relativa, mi pare, alla Valle d'Aosta, se non... Ecco, comunque, ecco, e in cui proprio la Corte finalmente si pone questo problema. Intanto fa un atto che, io dico, è la prima volta che ha operato la sospensione di una legge regionale. Io mi pare proprio sia la prima volta. Posso sbagliare, perché insomma non sono dottissimo, ma... E come ha risolto la Corte a favore dello Stato e quindi censurando la Regione Valle d'Aosta? Utilizzando quello che si parla della la complessa competenza dello Stato, prevede al punto Q, perché naturalmente è un bazar, quindi dogane, protezione dei confini nazionali, profilassi internazionale. La Corte ha ormai detto una parola definitiva, quindi il problema io Regione Toscana ho una... No, non ce l'hai. Non ce l'hai perché il problema pandemia è un problema che non è né della Regione Toscana, né dello Stato italiano, né della Unione Europea, ma è un problema globale. Quindi è un problema di profilassi internazionale. La sentenza 37, e quindi ecco, anche questo problema che si è posto, ora direi è risoluto in modo sensato da parte della Corte. Amici, sono a disposizione però di altri vostri quesiti. Io credo che, diciamo, concludendo questo incontro, che per noi è stato assolutamente ricco, importante e assolutamente toccante, direi, sì. Concludo chiedendo un consiglio davvero come padre della giurisprudenza italiana, è necessario fare e chiedere. Noi giovani che viviamo da un lato quello che è il mondo del diritto svolgendo l'attività professionale, dall'altro appunto il nostro impegno con lo strumento della comunicazione, la volontà di diffondere, no, la conoscenza del diritto e avvicinare i cittadini a questo magico mondo, ha detto lei, no, di questo amore che lei ha provato appena è uscito dalla facoltà di giurisprudenza, che però molte volte sembra astratto, lontano, intangibile. Ecco, quale consiglio dà a noi su questo punto? Ma dunque, intanto il primo consiglio è: non siete degli azzeccagarbugli. Abbiate coscienza di questo. Ecco, io vedo
il futuro del diritto in Italia, paese di civil law, quindi ancora legato a quelle dogmatiche legalistiche, ancora legato, sia chiaro, io parlo come civilista, come privatista, parlo per il settore del diritto privato. Se si scende sul piano del penale, lì il discorso, anche se il mio amico Francesco Palazzo è molto lassista, ma mi rendo conto che quando si parla di crimini e pene è ovvio che c'è una premanenza dello Stato, indiscutibile. Ecco, quindi il mio pluralismo giuridico, ecco, si arresta di fronte, per esempio, anche di fronte al diritto processuale civile. È chiaro che dobbiamo avere un processo civile unitario, una guida unitaria, e che facciamo processi civili diversi tra la Val d'Aosta e la regione siciliana. Quindi, precisato questo, ecco, ci sono zone dell'ordinamento che tutto sommato pretendono una presenza attiva dello Stato e del legislatore. Però, ecco, io vedo che il perno dell'ordinamento giuridico in generale, soprattutto nel civile, nel commerciale, nel lavoro, si sta spostando dal nomoteta, per usare un termine culto, così mi faccio un fioretto all'occhiello, dal legislatore verso gli interpreti. Io qualche volta, per esempio, polemizzo con il mio amico Massimo Luciani, per esempio sul tema della interpretazione conforme a Costituzione. Io, quando ero condirettore dell'Enciclopedia del Diritto, volli che fosse lui a scrivere la voce interpretazione conforme, e però temevo che la scrivesse in un certo modo e l'ha scritta in un certo modo, contro l'interpretazione conforme. Io sono favorevolissimo e nel mio libro ho combattuto questa... ecco, lui è un statalista e legalista, proprio perché ha il timore dello sfascio, ha il timore del caos, mentre invece io non dico è il magma sociale che ha la prevalenza, no, sono i valori che all'interno del magma sociale il costume individua, isola e crea come valori e come principi e come diritti e doveri. Comunque, quello che a me sembra è che, e dicevo a Luciani, per piacere, apri le finestre del tuo studio e guarda quello che avviene fuori. Ma la società civile si sta autordinando da sé. Oggi il nostro diritto è per buona parte giudiziale. Io ho parlato del diritto giurisprudenziale, avendo avuto una laurea honoris causa a Padova il 12 ottobre, e in cui dicevo: il diritto giurisprudenziale è il diritto fatto dalla giurisprudenza, dai giuristi che sono giudici, che sono maestri di diritto, che sono notai e che sono anche avvocati. Voi dovete essere consapevoli di essere interpreti e di avere un ruolo. Vede, io intanto sono un collega vostro, perché nell'anno di grazia, mille anni fa, 1957, io ho sostenuto brillantemente gli esami di procuratore legale e ho fatto un po' l'avvocato all'inizio. Poi, quando ebbi il primo incarico all'Università di Macerata, era troppo macchinoso e quindi rimasi iscritto all'albo perché faceva piacere agli amici del Consiglio dell'Ordine, ma non ho più fatto l'avvocato, ecco, ho pensato ad altro. Però io ho avuto la fortuna di fare il praticante e poi anche un pochino l'avvocato con un vecchio avvocato, l'avvocato Ernesto Brunori, il quale era, intanto nel suo studio aveva un'enorme biblioteca, faceva soprattutto l'avvocato di avvocati, che vuol dire avvocato di questioni molto
complesse che il povero avvocato anche di provincia non riusciva a snodare, insomma. Quindi era un laboratorio scientifico quello. Le comparse di risposta o conclusionali redatte da Brunori, e io e lui, io facevo il manovale e lui il muratore naturalmente, però io ho imparato tantissimo. Cioè era il diritto in formazione. Io ricordo per esempio una causa che concerneva una questione molto parziale, appartata, la natura giuridica di un'associazione non riconosciuta che aveva dato vita ad un teatro in una provincia della Toscana. Ecco, su questa associazione non riconosciuta, di cui il Codice Civile dice pochissimo, troppo poco, ecco, Brunori ricamò una comparsa conclusionale che per me era un modello che poteva tranquillamente essere l'origine di un bellissimo saggio di teoria del diritto civile. Io ero ammirato perché Brunori era un facitore di diritto, lei dirà, era un uomo molto colto. Io ricordo che quando, dopo la mia laurea, per l'appunto alla discussione della mia tesi di laurea, c'era Brunori, non so per quale motivo. E Brunori, dopo la mia discussione, mi invitò ad andare nel suo studio, però io non lo conoscevo, non sapevo nemmeno chi era, certamente un avvocato distinto, anziano, competente, però andai dal mio vecchio maestro Enrico Finzi, quello delle istituzioni di diritto privato, e gli dissi: professore, io ho un invito a entrare nello studio Brunori. Finzi mi bloccò dicendo: il più dogmatico degli avvocati fiorentini. Cioè dogmatico nel senso il più fornito di teoria, ecco, capacità sistematica, ecco. Ecco, Brunori forse è un avvocato, una rondine non fa primavera, ma io credo proprio di no. Per esempio, questo risveglio io lo vedo molto vivo nei giudici. Per esempio, io sono in contatto con parecchi giudici della Cassazione che mi scrivono. C'è un bel libro scritto da due giudici, il giudice Roberto Conti e la Paola Filippi, in cui si fanno interviste proprio su questo problema del diritto giurisprudenziale a maestri di diritto, a giudici. Ecco, c'è un risveglio nei giudici, a livello apicale nel campo dei notai, per esempio. I notai stanno, siccome sono sulla trincea estrema e i clienti vogliono sistemare certe questioni atipiche, problemi atipici, ecco, lasciamo stare il trust che ormai ha una normativa inserita pienamente nell'ordinamento, ma c'è tutto un problema di questo capitalismo maturo, il quale crea delle istituzioni che sono più confacenti a questo momento evolutivo e che non sono ricomprese nel codice civile. Ecco, i notai hanno fatto due o tre convegni in cui proprio io ci ho partecipato, ho fatto delle relazioni, li ho visti toccare con mano, sono stati facitori di diritto. E perché l'avvocato non, come erano i grandi avvocati di un tempo? Prima gli studi legali erano questo. Quindi io direi: abbiate coscienza di avere un ruolo nella formazione del diritto, perché siete voi interpreti. Certo, l'avvocato non deve essere il partigiano da strapazzo che contra legem inventa bubole perché vuole salvare il proprio cliente. È chiaro, l'avvocato è anche lui un cercatore di verità, anche se è parte nel giudizio, no? Quindi abbiate questa consapevolezza, avvocato, e pensi all'avvocato Brunori, che nelle comparse conclusionali creava delle piccole gemme giuridiche, come questa per l'associazione non riconosciuta di questo teatro, mi pare, della provincia di Siena.
Ne faremo tesoro, immagino. Assolutamente, sì. Noi professore la ringraziamo per la sua generosa disponibilità e l'onore che ci ha fatto di concederci il suo tempo per questo incontro così prezioso e stimolante. Siamo sicuri, anzi certi, che anche i nostri ascoltatori, come noi in primo luogo, non mancheranno di apprezzare la ricchezza dei suoi insegnamenti e la profonda umanità di un grande maestro come lei. Quindi grazie di cuore da parte Grazie mille. Il professor Grossi, vecchissimo, Matusalemme, ringrazia voi perché, vedete, gli avete dato vita, mi avete ringiovanito. Però resto molto vecchio, ecco, quindi... E naturalmente unisco che cosa? Molti auguri di cuore. Ecco, e questo augurio anche ad essere consapevoli di far parte, voi avvocati, della interpretazio. Quella interpretazione di cui oggi c'è bisogno molto più di ieri. Perché oggi è chiaro che il legislatore, nel campo soprattutto privatistico, il legislatore non arriva a colmare le lacune che si formano e spesso il legislatore ci dimostra o sordità o impotenza. Questo che dico a Massimo Luciani. Renditi conto che nessuno vuole denigrare il legislatore, nessuno vuole togliere il tronetto a cui ha diritto, perché ripeto, noi abbiamo bisogno di un sistema legislativo anche, perché la società è una società così complessa tecnicamente, socialmente, economicamente, che abbiamo bisogno di regole generali ed astratte. Però, ecco, lo Stato non può avere il monopolio. Lo Stato non può essere l'esclusivo facitore del diritto. Il legislatore, la legge, il complesso delle leggi non esauriscono la giuridicità. Perché? Perché la Repubblica è in realtà diversa dallo Stato. Io questo l'ho sempre sostenuto con i costituzionalisti. Lo Stato è l'ordinamento giuridico prevalente di cui abbiamo un sacrosanto bisogno. Guai se lo Stato non ci fosse. Ma la Repubblica è una realtà pluriordinamentale. Realtà molto diversa. Grazie. A voi.